Ci sembra assurdo che il PD ancora candida persone condannate anche in primo grado. Basterebbe una semplice regola, come fa il Movimento 5 Stelle, ovvero non condanni persone che non hanno il casellario giudiziario in tonso. Semplice, di buon senso, e risolviamo a monte un sacco di problemi. Chiediamo agli altri partiti di firmare la nostra mozione di sfiducia per mandarlo definitivamente a casa, perché una regione così complicata e così difficile, che sta soffrendo in questo modo, non può pensare ai casi giudiziari di De Luca, ma deve pensare al suo sviluppo e al suo futuro. In conferenza stampa ha detto che siete disposti a portare voi il notaio. Sì, noi abbiamo pronto il notaio a Napoli, tutto a spese nostre. Se la maggioranza vuole andare a firmare le proprie dimissioni dal notaio, noi siamo pronti.